Un dossier sull'indecente condizione di biglietteria e stazione degli autobus nell'area di risulta nel centro di Pescara, quello che dovrebbe essere il biglietto da visita per turisti e viaggiatori. E nel pieno degrado ed incuria, manto stradale completamente disconnesso che rende difficile la percorrenza dei pullman, stalli nella confusione più totale, il cittadino, l'utente non sa dove andare a prendere il pullman che va dove. Scarsa illuminazione e strade dissestate dove tra l'altro transitano auto private nonostante il divieto. E la presenza di un ufficio della polizia locale perennemente chiuso. Mancano panchine e zone ombreggiate, mezzi TUA inadeguati con barriere anche all'Airlink, il mezzo di collegamento con l'aeroporto. Anch'esso manca della pedana per i disabili, quindi nessuna attenzione. La biglietteria è chiusa nei giorni festivi. La biglietteria chiusa nei giorni festivi e d'estate è impensabile. È il caos più totale per i passeggeri, gli utenti e il turista. Non hanno informazioni, non hanno la possibilità di acquistare biglietti, è, ripeto, il caos più totale. La critica più gettonata degli utenti è il malfunzionamento delle aree condizionate, la poca chiarezza all'interno del terminal bus, non sanno dove rivolgersi, a chi rivolgersi, dove, quali siano gli stalli di partenza degli autobus, è un problema continuo e costante questo. Così il turista che fa? Scappa, viene, guarda questa cosa e scappa, e questo è veramente devastante. Con Pettinari e il segretario dell'Orso Orlandi ci sono residenti della zona, ma anche viaggiatori a confermare i disservizi. Il terminal bus è inadeguato, è indecente, è pericoloso. Accesso di veicoli privati, auto, moto, bici e soprattutto monopattini che rendono il servizio pericoloso. Avete chiesto di poter intervenire su questa situazione? Sì, sì, abbiamo richiesto, come dicevo poc'anzi, convocazione alla 10ª Commissione del Comune che ha disatteso la nostra richiesta e non capiamo il perché, sinceramente. Ecco, tutto questo denota il più grande fallimento del centrodestra al Comune di Pescara, alla Regione Abruzzo, che in continuità con le amministrazioni di centrosinistra non si sono mai preoccupate di risolvere il problema dell'area risulta.